E adesso parliamo di riabilitazione dell'attività necessaria dopo un incidente sportivo, ad esempio. Sentiamo i consigli. Stavo camminando e mi sono fermata, mi sono voltata indietro e si è girato il ginocchio e non il piede. Quindi ho sentito un crack, una fitta all'improvviso. A poco più di un mese dall'intervento per ricostruire il legamento crociato, Samuela ha iniziato la parte più lunga e difficile, la riabilitazione. La riabilitazione è fatta di una sequenza di attività che permettono di recuperare una completa funzionalità. Perché se il sistema legamentoso è stato in qualche modo ricostruito chirurgicamente, tutto l'apparato di sostegno extraarticolare, quindi i muscoli e la nostra capacità di gestire la coordinazione e la destrezza del movimento, sono decisivi per garantire la stabilità nel tempo, se no una persona corre il rischio di farsi male. Un percorso che dura dai 4 ai 6 mesi e accanto alla ginnastica dolce in piscina c'è il duro lavoro in palestra. La prima fase, grazie all'acqua, riusciamo a ridurre il peso sull'articolazione colpita, in questo caso il ginocchio, e possiamo avere una maggiore e una migliore ripresa dell'attività sportiva. Al signor Carlo, per una grave forma di artrosi, è stata impiantata una protesi all'anca. Ora è tornato a camminare, senza dolore. Fondamentale la fisioterapia, sì in piscina, che all'inizio aiuta molto perché sostiene e si vincono tutte le paure di cadere, sia in palestra. Che tipo di esercizi sono necessari dopo un intervento di protesi d'anca? Tra gli obiettivi primari, e quindi in questa fase, è fondamentale il recupero della piena articolarità. Questo è un esercizio che serve proprio per migliorare la rotazione esterna dell'anca. Un aspetto molto importante è il recupero dello schema del cammino, quindi elaborazione del cammino e esercizio di destrezza. Particolarmente difficile poi la riabilitazione delle lesioni muscolari piuttosto frequenti tra gli sportivi. Il muscolo che si infortuna di più probabilmente fa parte dei muscoli flessori, che sono i muscoli che portano il tallone verso il gluteo quando si corre, ed è molto tipica la situazione in cui il calciatore si tiene la gamba dietro quando sta facendo uno scatto. L'altro muscolo della coscia che si infortuna frequentemente è il quadricipite, che è il muscolo che permette di calciare il pallone, per intenderci. Gli esercizi rendono gradualmente il muscolo più elastico, alla fine si torna finalmente in campo e questa è l'ultima parte della preparazione. Non ancora una partita vera, ma a questo punto si può già pregustare il ritorno allo sport preferito.